Che cazzo? Dai, Atreus, Sindri, fagli il culo! Sta attento e resta dietro di me! Sta attento tu! Sono qui per combattere! Senti! Posso dire? No, non puoi! Zitto e combatti! Arriva Sindri! Bello sto fatto che lui li sordisce. Aiutino. Sindri! Avrò io il controllo. Ole. Madonna. Urca! Comunque dura di più sta porta. Figata. Vuoi forse un grazie? No, voglio solo... Non mi interessa cosa vuoi. Non cambia nulla. Ti è incazzato, Sindri. Ti è incazzato. Vai, Atreus. Ce l'ha con Atreus. Non ci hai fatto credere che non dovevamo essere nemici. Trud, tu stai bene. Mamma aveva ragione. Sei un assassino, proprio come tuo padre, e sei qui per ucciderci tutti. No, solo Dino. Aia. Sindri, no! È un'amica. Gli amici non portano la fine del mondo alla tua porta di casa, Loki. Hai ragione. Hai ragione. Ho preso delle decisioni sbagliate. Lo fai spesso, non è una buona scusa. Non è una scusa. Io voglio solo rimediare. Skjoldr sta bene, tu l'hai visto. Perché me lo chiedi? Di cosa stai parlando? Odino vuole sacrificare i Midgardiani. Li ha schierati lungo il muro come scudi, pur sapendo che non sanno combattere. La loro morte serve solo a rallentarci. Perché mai lo farebbe? E perché io dovrei credere a te? Perché ha ragione. Odino è così. E lo è sempre stato. Mamma, perché sei qui? Che cosa... Sacrificherebbe chiunque se lui avesse un problema. I Midgardiani. Il tuo amico. La nostra famiglia, tutti noi. Speravo che tuo padre gli tenesse testa, adesso invece dovrai farlo tu. Mamma, che stai dicendo? Trud. Non ho mai dubitato che saresti stata la migliore Valchiria che questi regni abbiano mai visto. Ma non per lui. Tu lo capisci? Ti sta dicendo che Odin è stronzo e tu stai sbagliando. Ecco, per dirla in modo breve. La nostra famiglia. Senza Odino saremmo di nuovo una famiglia. Una vera famiglia. Lui sta sbagliando.
Ha detto che, restando lì, eravamo al sicuro. Che gli dovevamo... Tu non gli devi la tua morte. Ma dai. Comunque, sto Skjoldr mi ricorda qualcuno, ma non mi viene in mente chi. Papà non riuscirebbe avvicinare al nonno. Va con loro. A te darà ascolto. Te la senti di cercare la tua gente? Sì. Ti voglio bene, mamma. Anch'io, Trud. Finalmente. Come entriamo? Ah. Quindi? Ora colpisci. Che potenza. Ben fatto, figlio. Ben fatto. Certo che vedere Sindri incazzato nero è diventato pericoloso. Chi è la ragazza? Ciao, Rud Thorsdottir. Thorsdottir? È mia amica. È la figlia di Thor. Oh. Trud, combatti bene. Grazie a mio padre. È evidente. Sì, beh, grazie. Scusa se lui non... Lo so. A sinistra. Padre, dietro di te! Occupato! Là. Là. Ma si usa un po' la lancia? Madonna! Che succede? Pensavo che Ragnarok dovesse aiutarci! La creatura non è intera, così com'è, è incompleta e non può adempiere allo scopo! Attento! Comunque è forte sta lancia. Ehi, dove è andato Sindri? Ha fatto la sua parte. Il resto tocca a noi. Attenzione! Attento! Che bello fottere l'energia. Andiamo là! E te pareva! Cazzo! Là! Io, ma sta lancia è diventata OP, cazzo! Ole, Sparta! Dici Sparta! Sì,
usata sta lancia. Via via via. E che palle. Grande Trud. Che emozione. Guarda questo, io salgo e lui scende, io scendo e lui cade. Olè. Vediamo quanto è lunga sta strada però, eh. La grande dimora, è là che dobbiamo andare. Freyr. Sento qualcosa che ringa. Non ha voluto ascoltarmi. Forse non è il nostro maggior problema. Jörmungandr! È sparito! Tua sorella, devi tenere a bada Ragnarok. Qui ci penso io. Ma se potessi! Prendi Atreus e la maschera e non voltarti indietro. Mio figlio si fida di te, perciò mi fido anch'io. Lontano da lei! Papà, fermati! Ne ho abbastanza di te e di tuo figlio. Attenzione. Basta con i giochetti del cazzo. E stavolta ho il permesso di ucciderti. Oppela. Non siamo costretti a farlo. Oh sì. È ciò che siamo! Tutto qui! Dai! Dai! Te la faccio! E tu? Non basterà! E che palo, non riesco a schivarlo! Thor, il ragazzo crede tu sia cambiato! Dimostralo e fallo finita! Basta parlare! Lotta e muori! Sei ciò che ti ha reso Odino! Puoi scegliere! E niente! Tutti. Aia! Pensa da solo, la tua famiglia è un pezzo! Non fingere di conoscere! Attacchi mia figlia! No! Io non osi fare questo a casa mia! Alla mia famiglia! Niente. Cazzo! Ho sbagliato. Niente, ho sbagliato tasto. Tu morirai per primo, poi il ragazzo. Oggi uno di noi deve morire. La lancia? Sicuramente non io. Thor,
scudo non vorrebbe mai che... Non devi nemmeno osare nominarla! Andava tutto bene prima dell'arrivo di Loki! Catrota! Mi ha quasi convinto! E niente. Minchia, vai forte, forte in te. Mi hai illuso che le cose potessero cambiare! Thor, ascoltami! Non voglio darti ascolto! Odino, non... Chiudi quella fogna! Stai aspettando? Tua figlia. Mio figlio la considera un'amica. Se solo provi a farle del male. Non lo farò. Tu non sai... Che cosa ho fatto? Certo! Ma che cosa farai adesso? Noi non cambiamo. Noi siamo distruttori! Non più. Essere migliori. Perché non è morto? Stai parlando? E chi ti ha detto di farlo? Non devi parlare. Non devi pensare. Io penso, tu uccidi. È un concetto semplice, cazzo! Sif aveva ragione sul tuo conto. Ero io che non volevo vedere. Che succede? Non sei più in te. Io sono tuo padre. Prendi il martello e uccidi chi ti dico di uccidere! No. No! Non volevo farlo. Io non... Non lo volevo fare. Per una volta che Thor stava ragionando. No! Trud, è stata tutta colpa loro. Loro hanno fatto questo a noi, alla nostra famiglia. Per una volta che aveva capito come stavano le cose. Pare che debba fare tutto io da queste parti. Tuo figlio! Tua nipote! Perché? Trud starà bene. L'ho salvata. E Thor? È stata colpa sua. Tu me l'hai messa contro! Me li hai messi tutti contro! Entra! Troia. Dino, ti prego, tu puoi fermare tutto questo! Puoi fermarlo tu!
Certo, fidarci di te. Che grande idea! Arrivi qui e mi metti contro la mia famiglia! Hai iniziato tu! No, no, no! Tutto è iniziato molto prima che tu arrivassi! Non sai niente! Beh, niente! Assassino di dei! È questo che volevi, vero? Basta! E niente. Cazzo! Dietro, fratello! Che bello gli uballi, i botteri. Falda! Allora? È questo tutto quello che desideravi? Credevi che il tuo piano fosse veramente migliore del mio? Spero sia esattamente quello che volevo. Che succede? No, Freya! Non è. Che tempismo! Ancora finita! Credi di essere il solo a saper fare un incantesimo inibitore? Ho passato molti lunghi inverni a pensare a cosa gli avrei detto mentre ti osservavo esalare l'ultimo respiro. Ma ora mi rendo conto che c'è soltanto una cosa che ti vorrei dire. Tu non hai più potere su di me. Ora vai. Eccola, la mia freak. Avevo dimenticato quanto ti stanno bene le ali. Ah, marito mio. Hai sempre avuto sete di sapere. Ora sarò io a insegnare a te cosa significa perdere tutto quanto. Inchinati alla tua regina! Ti ho sempre amato, lo sai. Tu non hai mai amato nessuno! È illuminata la maschera. Padre! Freya! Ah, ecco dove siamo. Nello studio di Odino. Ecco perché la maschera si è illuminata. Ce l'hai fatta, Loki! No, 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 no! No, basta combattere, no. Non ha importanza ora. È il tuo momento, Loki. Gro ha cercato di nasconderti a me, ma questo è il tuo destino. Campione degli Jotnar. Solo lui può mettersi la maschera. Solo lui può scorgere la verità della creazione. Scoprire i segreti della vita e della morte. Niente più dubbi, niente confusione. No, Atreus, tu sei non nato dai, per questo. Dagli retta. Mettiti la maschera, Loki. Falle. Falle la domanda. No, Atreus, non farlo.
La scelta è tua, figlio. Mi fido di te. Scusate. Atreus. Grande. Perché hai fatto questo? Secondo me è una scelta giusta. A che cosa è servito? Tu hai scelto di essere niente. Cazzo, è un Super Saiyan con l'aura. Così sappia. Così sia. Hai atteso a lungo questo momento, non è vero, Frigg? Anch'io. È troppo tardi. Dove è andato? Non lo vedo. Via! Cazzo! Tre contro uno, Rotto! Quattro, ogni rompicoglioni! Chiedilo a Brock! Vai così. Aia. Non capisci. Attenzione, sei incazzato. Hai rovinato tutto. Tutto il mio lavoro. Tutto quello per cui ho ucciso. Volevo solo risposte. Le frecce! Fatto! Tu e i tuoi robi! Se avessi fatto la tua parte, tutto questo non sarebbe successo! A che è servito? Rispondi, Loki! A che è servito? Usa le frecce! Fatto! Aia! Bella sta combo! Fantastica! Era la nostra occasione, Loki! Avrei potuto avere le risposte! Avrei potuto conoscere la verità! E tu mi hai privato di questo! Avrei migliorato le cose. Noi avremmo potuto rendere migliori i 9 regni. Non ti è mai importato dei regni, né di me, ma solo di te. Tu hai distrutto tutto. La mia casa, la mia famiglia, il mio regno. Sei stato tu a farlo, con le tue scelte. Tu hai ucciso tuo figlio. Io non volevo, non avevo scelta. Si ha sempre una scelta. Devi fermarti. Puoi scegliere di essere migliore.
No, non posso. Io devo sapere cosa riserva il futuro. Io non mi fermerò mai. Perché hai detto questo? Sofna, Upfra, Dessu. Sofna, Hedan. Sofna. Sofna. È l'anima di Odino. Che ne facciamo di lui? Bella domanda. Ho giurato che non ti avrei privato della scelta tra la vita e la morte. Ho atteso così a lungo questo momento. Non ne ho bisogno per stare bene. Aver fermato la sua pazzia è solo questo che importa. Come è diventato cattivo. È Ragnarok, è qui. È ora di andare. Dove esattamente? Volete uscire? Roba da giganti. Ok, seguitemi, presto! Yggdi! Nat! Va con loro! Freya! È ora! What? Non aver paura. Qualsiasi cosa succeda, sarò con te. Ma la strada è la tua. Seguila e giungerai proprio dove devi arrivare. È una valchiria, mi sa. È un po'. Svegliati, Atreus. Svegliati. Lieta che tu sia tra noi. Ciao. Dov'è mio padre? Da qualche parte qui nell'Old. Sarà felice di vederti. Grazie, Eir. E questo che posto è? Come siamo arrivati qui? Con le torri, la tua amica con il lupo gigante e il dono delle Valchirie di trasportare i degni, siamo riusciti a portare i sopravvissuti nell'Olt. Ci sono sopravvissuti? Più di quanti potessimo sperare. Qui baderemo ai feriti,
Gli altri hanno iniziato ad accamparsi nel bosco di Old Mimir. È possibile che Freyr... Temo che l'abbiamo perso, Atreus. Ok. Grazie di avermi ricucito. Vacci piano, hai preso parecchi colpi. Problema. Non per molto. Freya mi stava parlando. Dovrebbe essere qui. Cioè, è l'unica strada possibile. Mamma, basta, sto bene. Zitta. Trud. Loki! Sono felice che siate vive. Non immagini quanto e... mi dispiace. Thor... lui... ci ha provato, lo sapete? Scusate se non ho fatto di più. Nulla cambierà ciò che provate. Ma spero... possiate trovare pace nel sapere che Odino è morto. È proprio così. Loki. È stato un onore lottare al fianco di un gigante. Sappilo. Rimarrete qui a Midgard? Per un po'. Ma poi io dovrò trovare una cosa. E io collaborerò con il Disvini per portare gli altri asgardiani a Vanheim. Per la ricostruzione. Spero che per loro sarà un nuovo inizio. E per voi. Oh, Trud. Spero tu possa trovare ciò che stai cercando. Buona fortuna. Ciao, Loki. Sii forte. Ma Kratos, dov'è? Freya. Mimir, dove sono? Ah, Ugin ce l'ha fatta. Buon per lui. Come Ugin? Oh, e se tu riuscissi a portare questa legna alla tenda di... Loki! Ehi! Nonostante la botta in testa ti ricordi ancora di me. Avevi preso una botta in testa? Era tutto confuso. Forse non eri nemmeno tu. Insomma, ecco, sono davvero felice di vederti. Anch'io sono felice di vederti. Ti stai tenendo occupato? Ah, sono felice di aiutare la gente. Di questo passo ci saranno stuoie per tutti. E i lupi della tua amica ci stanno aiutando con la caccia. Ci sarà cibo per tutti quanti. Ma va. Ti giuro. Ehi, grazie davvero di tutto. Non ce l'avremmo fatta senza te e i tuoi amici. Già, certamente. Vorrei che avessimo salvato più persone. Loki, sei stato bravo. Grazie, Skjoldr. Stammi bene, ok? Ehi, mi conosci. Ok. Qualcuno ha visto delle coperte in più? La neve si sta sciogliendo, ma farà comunque un freddo caldo. Ma non possiamo nemmeno correre, cioè... vorrei andare più veloce. Ah, eccolo qua! Salve. Brindiamo anche al ragazzo! Skål! Salute! Skål! Non saremmo qui se non fosse per voi. E per il sacrificio di Freyr. È vero. Ci stavamo scambiando... le nostre storie su Freyr. Bene, bene. Dov'ero rimasto? Ah, quando ci siamo conosciuti mi aspettavo un guerriero, uno stratega, un leader nato. La leggenda precedeva l'uomo, ma quell'uomo era molto diverso. Mi ha conquistato, poi era davvero troppo gentile. Penso che la bellezza l'abbia aiutato. Questo è vero. E il suo fascino. Va bene, basta, o scoppierò in lacrime un'altra volta. Scusate, devo trovare mio padre. Attento, eh! Ci stiamo facendo tutto il giro degli amici che abbiamo conosciuto, però di Kratos ancora... Sono felice Freya. Che sei sveglio. Freya. È stata una sua scelta. Dovevo rispettarla. Ci ha salvati. Non lo dimenticherò mai. La famiglia che pensavo di avere mi è stata tolta pezzo per pezzo. Ma ora ho la famiglia che mi sono scelta. Tua madre aveva ragione, sai? Sei proprio nato per quell'arco. Sei un guerriero formidabile, ma soprattutto hai un buon cuore. Nulla di ciò che hai sopportato l'ha cambiato. Sono fiera dell'uomo che sei diventato, Atreus. Grazie. Di tutto. Devo trovare mio padre. Certo.
Povera Freya. Oh, c'è Atreus. Ci hai fatto proprio spaventare. È bello rivederti, Mimir. Ascolta. Voglio ringraziarti. E che ti aspettavi dall'uomo più sapiente del mondo? Non è solo perché sei sapiente. Mi hai ascoltato. Sei stato un mentore e... beh, praticamente... un secondo padre. Ragazzo. No. Voglio che mi ascolti. Io ti apprezzo tantissimo. Anch'io ti voglio bene, fratellino. A presto, Mimir. È bello rivederti, Atreus. Anche per me, Illisvini. Illisvini. Già che nome di Illisvini. So che sei diretto a Vanai, ma dove cappero è Kratos? Qui, Nessun rumore forte. Stiamo bene. Sei stato davvero bravo oggi. Sono orgogliosa di te. C'è Ferrir. Magari dopo troviamo un regalino. Ok. Vado. Chi è? Sì, lo conosciamo. Uno di questi giorni ti sorprenderà. Beh, l'hai già fatto. Eri in buone mani. Ti ringrazio di averci salvato. Sai, ho deciso che era molto meglio se scrivevo io il finale. Non ne hai parlato a tuo padre, vero? Parlato di cosa? Lo sai. Le visioni dei giganti. Io ho già visto tutto. Ti capisco. Ogni parte di me mi dice che è quello che dovrei fare. Io però non so come dirglielo. Vieni con me. Ti voglio far vedere una cosa. Tutti e due. Io. Oh. Non voglio intromettermi. È anche per te. Chissà cosa ci deve far vedere. Ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Sono felice che stai bene. Vale anche per me.